ragazze, benvenute in questo Get Ready With Me, dove vi mostro un po' un trucco pratico, veloce, un trucco che mi avevate richiesto in tantissime e così ho voluto realizzarlo. Allora, quello che è il top di questo secondo me make-up, senz'altro, è dato da, prima di tutto, la palette per gli occhi Pacifica, eccola qui. Questa palette dove ho realizzato tutto il look degli occhi, quindi il make-up, ed è un make-up molto molto semplice dove potete realizzarlo anche con qualsiasi altro colore e altri colori di blu. Questo è il mascara che ho utilizzato di Dior, il Squizzable, il Plump Pulp Volume, stupendo, veramente vi riempie le ciglia, vi dona corposità. È un mascara che quando andate a premere esce diciamo la cremosità proprio del mascara e voi andate a fare più passate. Mi piace perché è un mascara di riempimento e di volume. Questa è la tinta di Sephora che sto letteralmente amando. E poi una new entry che mi è stata regalata e mi sta piacendo moltissimo è questa della linea Revolution, la Radiance Palette, dove ci sono questi illuminanti che io li trovo molto discreti, naturali, un effetto punto luce ma applicabile tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera. E poi ho utilizzato ancora questo della linea di Lo Kit di Kat Von D, il correttore, e mentre lo applicherò vi racconterò le mie impressioni. Questo suo pennello che mi è stato regalato è spettacolare e quindi è uno dei miei preferiti insieme al correttore, anche se il correttore vedrete dopo che comunque è un po' asciutto a mio avviso. Mano a mano vi racconterò di tutti i prodotti. Spero che questa tipologia di video vi piaccia. Mettete like se il video vi è piaciuto, se anche il make-up è nelle vostre corde. Io ho cercato di renderlo quanto più pratico e veloce possibile. E poi, infine, ho utilizzato anche l'eyeliner della linea di Neve Cosmetics che vedrete all'opera. Quindi io vi lascio alla realizzazione del make-up, di tutto il tutorial. Vi mando, come sempre, un bacio grandissimo e come sempre, a presto. Ciao! Inizio applicando subito il primer della linea di Guerlain Meteorite, un primer che non solo dona luminosità, ma queste micro perle schiacciandosi sul viso vanno ad opacizzare. Quindi in questo momento che fa caldo è veramente l'ideale per far mantenere la tenuta del make-up. Questo che vedrete in azione è il correttore di Kat Von D, un correttore che io vado ad utilizzare con il suo stesso pennello. Vedete, io lo vado a stendere anche sull'arcata sopraccigliare e palpebra mobile per uniformare anche il colore. E all'inizio non mi piaceva moltissimo perché mi sembrava troppo spesso. Invece forse abituandomi anche con il pennello e in questo modo a sfumarlo in maniera ampia, mi risulta anche un effetto più naturale e posso dire che veramente è un correttore a lunga tenuta. Questo fondo di Givenchy sapete quanto mi sta piacendo? È un fondo che io vado a miscelare, dove nella parte beige c'è il colore del fondo e la parte rosata è invece un illuminante. In questo modo lo vado a stendere su tutto il viso, creando anche un effetto proprio di compattezza in maniera naturale. La spugnetta l'applico asciutta, quindi è veramente un velo di polvere in maniera, diciamo, naturale sul viso che mi crea appena appena un po' di compattezza. Questo invece è il primer di Smashbox, è un primer ai siliconi e fondamentalmente è un primer che non mi piace moltissimo, non tanto perché non mantiene la tenuta degli ombretti, bensì proprio per questo effetto silicone che non amo. Questa è la palette di cui vi parlavo, una palette che io sto adorando, soprattutto perché in questo momento, proprio nell'estate, è l'ideale. Vedete, io vado, ho applicato il colore chiaro su tutta l'arcata sopraccigliare e poi sulla palpebra mobile. Ho applicato poi il colore scuro creando proprio un piccolo triangolo, in questo caso per dare una profondità nell'incolo palpebrale e soprattutto per allungare l'occhio. Non lo vado a tirare troppo al centro perché voglio comunque dare un effetto un po' più naturale, ricercato, ecco, ma naturale.
vado ad applicare con un pennello in setole, quindi sfumo la parte del blu applicando questo grigio perla che mi dona un'estrema luminosità. E mi piace moltissimo questa combo di colore grigio e blu. Infine spolvero sull'arcata dell'occhio, sull'osso palpebrale, questo colore dorato che mi va a schiarire anche il blu, quindi mi illumina ma allo stesso tempo schiarisce anche il colore blu. Applico l'eyeliner di Neve Cosmetics che mi piace tantissimo, è un pennellino ad alta definizione, io vedete lo applico addirittura con l'occhio aperto, non ho bisogno di chiuderlo, e questo pennellino è veramente molto molto preciso. Io lo applico dall'inizio proprio dell'occhio, in questo modo lo vado ad allungare e lo passo anche più volte proprio per creare il colore pieno. È un eyeliner molto resistente, mi piace moltissimo e rispetto agli altri questo ancora non si è asciugato. Per le sopracciglia prima le pettino e poi vado ad utilizzare il gel di Diego della Palma. Quando voglio un trucco un po' più naturale non amo definirle eccessivamente le ciglia, ma con questo gel le coloro donando un velo di colore e quindi mi piace perché non vado ad appesantire l'incarnato. La matita per gli occhi di Zoeva è una matita che io sto adorando, d'altronde le matite le amo di Zoeva, e questa è la Cool che è applicata all'interno degli occhi e non solo resistente ma anche di un nero intenso. Il prodotto top è senz'altro il nuovo mascara di Dior Squeezable, un mascara che dona un volume eccezionale, fuor misura, è un mascara che riempie proprio dalla radice delle ciglia e vedete in questo caso le volumizza senza appesantirle, non creando quell'effetto fastidioso di palline finali e non le va ad attaccare, è un mascara che sto letteralmente amando. Questa è la matita degli occhi di Neve Cosmetics che io utilizzo per le labbra, una matita resistente, e la vado ad utilizzare e quindi contorno la rima labiale per il rossetto che vi piace moltissimo e che è uno dei miei preferiti di Sephora, questa tinta labbra, questo rossetto liquido che mi sta piacendo moltissimo perché è super resistente. Questo lo conoscete, è il blush di Fifi Sian Formula, mi piace molto perché si sposa bene con l'incarnato e quindi lo applico con questo pennello a tulipano proprio per non creare una macchia di colore, ma un colore un po' più sfumato. E questa è la palette di Make Up Revolution che mi sta piacendo moltissimo perché è un illuminante delicato, non di quelli eccessivamente sbrilluccicanti che anche a prima mattina si può tranquillamente utilizzare. Spero che il look vi sia piaciuto, che abbiate potuto prendere qualche spunto e come sempre grazie!